Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Jake e oggi siamo qui per fare la recensione del Panasonic Tagbook CF27. Il computer che ho qui è un Panasonic Tagbook CF27 original del 1998, colorazione bianco / metallo. Esistevano due tipi di colorazioni, quella grigia e quella nera. Io ho quella grigia perché quella nera non sono riuscito a trovarla su eBay. Diciamo subito, il computer monta un Intel Pentium 2 da 500 MHz come sistema operativo Windows 2000, ma potevo installarci tranquillamente Windows XP o Windows Vista, però non sono sicuro che Windows Vista va sul Pentium 2, già è tanto se va su XP, quindi va bene. Poi ha 128 MB di RAM, ha una scheda video da 16 MB che per adesso praticamente non sono niente, però per l'epoca era molto all'avanguardia questo computer. E ha anche una cosa molto geniale, ha un modulo GSM, un lettore DVD, anche CD quindi, ha due slot PC mia, ha una porta PC2 per collegare le periferiche come tastiera e mouse, e poi ha una porta USB 1.0, una porta LPT, una porta COM e una porta di espansione per attaccare un dock esterno che poteva mettere VGA, altre porte PC mia ed altri adattatori vari. Pensate che con questo computer sono riuscito a giocare a 10D Pinball o Space Cadet, come preferite, cioè il gioco del pinball su Windows 2000. Questo computer è ancora utilizzabile oggi, anche se è uscito nel 1998. Si possono ancora creare documenti di testo, visitare immagini, fare qualche disegnino con Paint oppure usarlo come tostapane. La sua ergonomicità è fantastica, con quel suo maniglione posto sulla parte frontale è veramente comodo per portare in giro il computer o semplicemente appoggiarlo da qualche parte. Quindi ragazzi, qua da Jack è tutto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Bye-bye!